proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri sulla vicenda di Alessandro, il 39enne affetto da problemi psichiatrici trovato in un parco di Besana Brianza, tenuto legato ad una corda dal padre, un pensionato di 68 anni. L'anziano, ora agli arresti domiciliari per maltrattamenti, si è giustificato dicendo che suo figlio era posseduto dal demonio e che quella corda serviva ad impedirgli di fare del male, ma che non c'era da preoccuparsi perché il giovane era in cura da un santone. Ma chi è questo sedicente santone? Forse una persona che potrebbe aver circuito i genitori di Alessandro? Qualcuno che avrebbe plagiato la loro volontà tanto da far sospendere le cure mediche al figlio? E la madre Maria, che si è detta addolorata, avrebbe voluto chiedere aiuto e forse le è stato impedito? Sono bravi come persone, per carità di Dio, una famiglia che però è successo quel che è successo. Com'è suo nipote? Molto dolce e molto carino. Carabinieri, intervenuti su segnalazione dei servizi sociali del comune, hanno perquisito la casa della famiglia, trovando funi d'alpinista e diversi libri di esoterismo e a tema religioso. Da qui la conferma dei sospetti e l'irruzione nel parco, dove hanno trovato Alessandro legato ad una corda, in precarie condizioni igieniche, smagrito e visibilmente sofferente. Il giovane, dopo un primo ricovero in ospedale, è ora in una struttura psichiatrica dove ha ripreso le cure mediche. È un uomo bravo, nel senso che ha molto a cuore il figlio, sta proprio a cuore, un figlio che è certamente problematico. Certamente come famiglia, una famiglia provata, questo sì. Alessandro, seguito da tempo dal CPS di zona, veniva tenuto legato mani e piedi anche in casa e sottoposto a riti esoterici. Secondo sua madre, il giovane sarebbe stato soggetto a violenti scatti d'ira, durante i quali veniva immobilizzato dal padre. In attesa del braccialetto elettronico, l'anziano si trova agli arresti domiciliari in una casa diversa da quella di famiglia e sottoposto a divieto di avvicinamento alla moglie e al figlio malato. Quelle volte che è venuto era in macchina, non si riusciva neanche a muovere e si facevano le preghiere vicino alla macchina, appunto, quello è. Papà Giuseppe era ossessionato, suo figlio per lui era posseduto dal demonio, una vera e propria fissazione. Per questo, dopo aver sospeso le cure farmacologiche, si è affidato a preghiere, esorcisti e carismatici. Papà Giuseppe da tempo veniva qui in questa associazione a sfondo religioso nella speranza di liberare il figlio. Siamo venuti qui, il carismatico responsabile di questa associazione non ha voluto riceverci. Ci è stato appunto detto, no signor, non rilasciamo nessun tipo di dichiarazione e nient'altro. Stai. Grazie mille. Ma non si può, non mi puoi solo dire se ti chiami il signor Giuseppe Patavasi Alessandro? Signor Giuseppe chi è? Dicono che non conoscono né Giuseppe né il ragazzo. Poi, dopo insistenza, ci parlano alcuni collaboratori, lo conoscono bene. Lui veniva qua, come ha visto la Santa Messa stamattina, veniva, pregava e chiedeva aiuto. Ci confidano che papà Giuseppe negli ultimi giorni veniva spesso qui, almeno 2-3 volte la settimana. Veniva a messa, si metteva lì a pregare e aveva questa situazione disperata del figlio che non sapeva più come gestirlo. Era in macchina, non scendeva neanche. Non scendeva neanche, tante volte rimaneva lì. Cioè, dopo si faceva la preghiera. Parlano di un uomo disperato, ma non ossessionato. Quando lo vedevamo qua, non è che era fuori di testa. Non è fuori di testa il papà. Ha una situazione sofferentissima. Di tutt'altro avviso, l'altro figlio, fratello del ragazzo, come ci racconta Don Mauro. Non accetta il papà così religioso, no? Per cui non ha mai accettato una benedizione, il suo esorcismo, mai accettato. Dice che il papà è pazzo. Per questo lui si è allontanato da casa, casa in cui, come ci racconta Don Mauro, papà Giuseppe, ossessionato dal demonio, agiva in maniera sconsiderata. Lui ha detto che ha avuto delle reazioni incredibili, qualche laccio gliel'ha messo in casa,